La Megabox, azienda produttiva di imballaggi con sede a Vallefoglia, è stata recentemente nominata ambasciatrice della raccolta e del riciclo di carta e cartone dal Consorzio Nazionale Comieco. Un riconoscimento che sintetizza appieno quei valori che l'azienda, legata al movimento sportivo della pallavolo femminile sul territorio, redige ora in un bilancio di sostenibilità che è stato presentato nella sede pesarese di Confindustria. Il bilancio di sostenibilità appena redatto è innanzitutto un documento volontario e ci teniamo particolarmente a sottolineare che all'interno del bilancio di sostenibilità abbiamo creato una nostra mission, un nostro slogan che sono le tre P: pianeta, persone e prosperità. Pianeta, logicamente, per la tutela del nostro ambiente, persone perché le persone sono l'energia e il volano di ogni singola impresa, prosperità perché unendo persone e il valore del pianeta possiamo portare avanti anche l'economia circolare, l'economia del riciclo e quindi la prosperità non soltanto delle aziende ma anche di tutto il sistema produttivo. La Megabox, che assieme ai suoi stabilimenti di Pesaro e Cesena occupa complessivamente 160 addetti e fattura 90 milioni di euro, si concentra su azioni ecosostenibili concrete. Vede il 58% dell'energia prodotta in azienda che viene autoconsumata, oppure la palazzina uffici certificata a bassissimo consumo energetico, o ancora un aumento del cartone riciclato del 24% rispetto all'anno precedente. Percorso di aziendale che rispecchia le volontà familiari, le volontà imprenditoriali legate al rispetto al territorio. Tutto questo ci ha portato quindi a fare dei ragionamenti e comunque a portarci a riflettere su questi bilanci dove si elencano tutto quello che uno fa di buono in questo mondo di impresa, ma anche di valori diversi dal business. Il futuro per la sostenibilità in Megabox è sicuramente puntare sul riutilizzo delle risorse. Il mondo non può più andare avanti utilizzando, consumando, sprecando risorse, quindi il nostro obiettivo è quello di riutilizzare risorse e aiutare i nostri clienti nel riutilizzare le risorse già esistenti, già in circolo. Negli ultimi anni il modo di produrre, il modo di essere presenti sul mercato è cambiato molto. Ci sono delle direttive ben precise, quindi le grandi aziende saranno obbligate entro il 2026 a presentare il bilancio di sostenibilità. Poi però tutte le grandi aziende lavorano con delle loro aziende in subfornitura e anche queste via via saranno comunque obbligate in qualche modo a crescere. È cambiato il modo di produrre, è cambiato il modo di rapportare l'azienda con la società, con l'ambiente e anche con i dipendenti. Queste linee guida, che adesso diventeranno anche linee guida normative, ci aiutano a creare questo percorso che, come ho detto, è ormai irrinunciabile.